Grazie Presidente, per dichiarare il nostro voto favorevole come gruppo Lista Bonino Pannella Federalisti Europei a questa mozione che abbiamo sostenuto insieme, almeno per quanto mi riguarda personalmente, in una manifestazione che si è tenuta poche settimane fa proprio da parte dei malati di sclerosi multipla, che cercano ovviamente come tutti i malati, nella speranza della ricerca, una possibile cura futura. Oggi come oggi il caso Zamboni è un caso che riguarda le cronache molto conosciute, in particolare da chi vive la malattia, che è sempre alla ricerca di nuove cure che possano dare speranza a malattie neurodegenerative come la sclerosi multipla, che condannano i malati a sofferenze e poi li conducono purtroppo alla morte. Ad oggi ci sono molte cure che non possono più servire per questi malati, e il caso della cura Zamboni potrebbe efficacemente, almeno nella fase di sperimentazione, intervenire proprio in sostituzione di quei farmaci che non possono essere più utilizzati e quindi operare in una cura cosiddetta compassionevole. Ci teniamo a dire, anche per l'iniziativa che l'associazione Luca Coscioni nell'ambito del mondo radicale ha preso con questi malati, che noi siamo attentissimi a che non ci siano casi di Bella o simili che possano, diciamo, trovare senza un riscontro scientifico centinaia di malati alla ricerca di cure che non hanno un riscontro. Però è vero anche che quando c'è una ricerca così importante, quando c'è un riconoscimento mondiale, come è avvenuto per il caso della cura Zamboni e dell'intervento del professor Zamboni di Ferrara, beh, a quel punto chi opera per la salute dei malati deve anche occuparsi di prevedere una sperimentazione. Noi nella Regione Lazio abbiamo l'opportunità, attraverso l'istituto che si trova a Tor Vergata, di avere la strumentazione atta per fare questo tipo di sperimentazione, ed è per questo che potremmo essere la regione che in Italia può occuparsi anche di appunto sperimentare questo tipo di cura, che si dimostra, almeno nelle prime evidenze, essere abbastanza efficace, ma ripetiamo, deve superare un controllo rigorosamente scientifico. Questo è opportuno, il fatto che ci sia una sperimentazione, anche perché non ci si trovi in quella sorta di turismo per la cura che conosciamo bene quando una cura o una sperimentazione, in questo caso, è vietata in un certo paese, l'Italia nella fattispecie, ma poi è consentito in altri, per cui al danno della malattia si aggiunge anche un danno materiale e anche una situazione in cui i malati italiani sono costretti ad andare in paesi dove i controlli non sono così rigorosi come potrebbe essere nel nostro paese. È per questo che molti si sono recati, come apprendiamo da alcune notizie, in Polonia, Bulgaria, Irlanda, India, Giordania, proprio perché hanno iniziato in questi paesi questo tipo di cura. È per questo che noi siamo favorevoli a questo dispositivo della mozione, e già in questa sede posso dire che avremmo aggiunto nel dispositivo anche un termine temporale. Spero che Buona Sorte e Storace possano essere d'accordo su questo, almeno per individuare tempi certi, possano individuare tempi certi per la realizzazione, almeno perché la Giunta possa divenire a una scelta su questo tipo di sperimentazione. Grazie Presidente.